Capitolo 1128 di One Piece. Alcune delle idee che avevo in merito alla storia così come sta proseguendo in maniera non lineare, visto che c'è stato, immagino, un time skip, comunque non è stato raccontato un pezzo di storia che dovremo sicuramente poi riempire in qualche modo, anche soltanto con un balloon, un flashback, insomma qualcosa si dovrà capire come i Mugiwara sono finiti in questo, chiamiamolo stanza dei divertimenti, ecco, diciamo così. Perché immaginavo fosse questo una specie di test, fosse qualcosa per capire se loro erano degni di una qualsiasi roba da fare su Elbaf, però a quanto pare non è così. Cioè, i Mugiwara sono finiti all'interno di questo posto che è una stanza dei giochi dei Lego, praticamente. C'è questo dio del sole. E abbiamo visto chi è, ha una bella mise, gagliarda, sembra un personaggio della mitologia norrena, con questa bella tunica nera, un teschio sul volto, poi anche il bastone molto figo, è un personaggio abbastanza inquietante. Mi immagino che quando si toglierà questo teschio d'animale dal volto uscirà fuori un personaggio bello, secondo me, non così inquietante, non così spaventoso come magari sembra proprio attraverso i vestiti. E scopriamo delle cosine in più. Non succede tantissimo in questo capitolo, effettivamente. E devo dire la verità, molte delle cose che nel capitolo precedente mi avevano fatto un po' innervosire, un po' sospettare qualcosa, in questo capitolo non ci sono. Cioè, i personaggi sono disegnati in maniera molto coerente. Non ci sono spade che diventano asce, non ci sono borse che spariscono. È tutto disegnato giusto. E questa cosa mi è piaciuta. Mi è piaciuto, come dicevo, anche il design di questo gigante dio del sole. E mi diverte anche vedere quella che è un'altra roba, cioè una coerenza interna per i personaggi. Si vede che Oda sta rileggendo tante cose del passato, perché a un certo punto appare un personaggio che va a cavallo di una cavalletta. La utilizza come una motocicletta, praticamente. Si tratta di una cavalletta gigante come tanti animali presenti in questa porzione di storia. La usa tipo chopper, va in giro, incontra i Mugiwara che gli parlano. E ovviamente Sanji e Nami, come nel passato, come a Jaya, si fanno indietro perché vedono questi insetti. Loro sono molto spaventati dagli insetti, quindi è rimasta questa coerenza. Bravo Oda, che forse rileggendo si è ricordato che loro sono dei personaggi che se vedono un insetto si spaventano subito. E infatti vedi proprio Sanji e Nami che si fanno 30 passi indietro per parlare con questo vecchio. Poi gli parlano, però sempre a distanza, mi raccomando. Perciò sta roba molto divertente e che funziona. Si scopre, un po' alla volta durante questo capitolo, che questa è una stanza dei giochi. Come lo scoprono? Beh, proprio il vecchio racconta che è un servitore del dio del sole, che ci sono dei soldati feroci, che sta lì in fondo dietro al castello, non bisogna assolutamente andarci. Ovviamente Luffy si incazza e dice dai dai andiamoci perché ci andiamo a divertire, ed effettivamente ci vanno, solo che Luffy va così forte che sbatte contro quello che sembra essere il cielo che si crepa. E la cosa è strana, dice, com'è possibile che si crepa il cielo? È tipo un vetro che maschera quello che c'è dietro, ed è diventata praticamente una scena che mi ha ricordato The Truman Show. Cioè proprio lui che va a sbattere contro il cielo, con Truman con la nave che sbatte contro il cielo e poi esce fuori dalla porta. E effettivamente c'è anche una porta qui. Colpiscono il vetro, ci passano attraverso, c'è una porta, una grata, c'è una rete che impedisce, diciamo, a delle cose di uscire ed entrare. Chiaramente se sei piccolo come loro ci passi attraverso, però immagino che sia per gli animali quella rete. Entrano in questa stanza che è effettivamente la stanza di un gigante, questo dio del sole. C'è una macchina da cucito che sembra una Singer, ci sono tanti blocchi che noi sappiamo essere i blocchi dei Lego, con i quali immagino che questo dio del sole abbia costruito tutta questa città. Quindi i nostri amici, un po' alla volta, si fanno un'idea, dicono, ah sì, allora quando abbiamo dato fuoco al coniglio gigante, quel puzzo che sentivamo era la plastica di questi mattoncini,
Trovano Chopper legato all'interno di questa stanza, anche lui vestito di tutto punto. Si interrogano pure sul fatto che questo dio sia proprio bravo a cucire, molto molto capace, ha una buona manualità per confezionare dei vestiti così piccoli e così adatti a tutti loro. Molto carino, molto divertente, se non che poi arrivano questi soldati feroci, che sono degli animali, altri animali con cui Luffy e gli altri combattono, se non che proprio il dio del sole sente questo trambusto, dice: ma che sta succedendo? Fammi andare a vedere un attimo. Apre la porta, si ritrova un guazzabuglio, loro che combattono, tirano cazzotti a destra e a sinistra, non si capisce niente. Super divertente. E dice: ah, adesso mo mi faccio vedere bene, perché state rovinando tutto il mio mondo, voi siete pazzi. Però beccano di nuovo il gattone che avevano precedentemente sconfitto nel volume nel capitolo precedente. Acchiappano il gattone, gli danno un altro cazzottone e dicono: adesso fai quello che diciamo noi, capito? E cominciano a scorazzare per tutta la città, fatta di mattoncini di Lego, con questo gatto e il dio del sole che gli corre dietro con lo scudo, il bastone, e corre come un matto per acchiapparli. E ovviamente poi ci sono tutte le altre persone che vivono all'interno di questo mondo, che guardano, osservano e dicono: la divinità solare su tutte le furie, oh mio Dio, oh mio Dio. Secondo me le cose più divertenti di questo capitolo, che poi finisce così praticamente con l'inseguimento e dovremo vedere quali saranno i risultati, le cose più divertenti sono questa coerenza, prima di tutto, per i personaggi di Sanji e Nami, ma anche per Luffy, che fa quella faccetta che chiude le labbra così, quando non vuole dire qualcosa, no? Che fa finta che, come si dice a Napoli, ho fatto e non ne ho suoio, cioè, quindi fa finta di niente, no? Allora fa questa mossa con le labbra, molto divertente. Il capitolo è veramente comico, mantiene una legacy, è interessante, è proprio simpatico da leggere, un bel ritmo, funziona bene. Nami che vuole sfruttare Chopper di nuovo, come sempre. Usopp che viene spronato a fare qualcosa da Luffy perché sa che molto probabilmente riuscirebbe a sconfiggere queste creature, soltanto che magari un po' spaventato, un po' preso alla sprovvista, non riuscirebbe a fare delle cose. Mi sembra di essere ritornati un po' indietro nel tempo, effettivamente. Ci sono Luffy e Zoro che vogliono combattere sempre. C'è questa dinamica Sanji Nami, c'è Usopp, c'è Chopper, cioè sembra il fatto che si siano divisi in questo momento e ci siano quelli del gruppo originale, diciamo così, prima che arrivi Robin, ci sono, e prima che arrivi Franky naturalmente, ci sono questi del gruppo originale che sono spassosissimi. Cioè sembra proprio che Ichiro Oda si sia divertito a riraccontarli, a dire: gli voglio far fare quelle dinamiche che facevano una volta, quelle faccette simpatiche, voglio ricordare che hanno queste fobie, che hanno queste manie. È bello. Non succede tantissimo, come vi dicevo, all'interno di questo capitolo, però se devo essere sincero mi è piaciuto tanto. È molto divertente. Il design di questa divinità solare, ripeto, è spaventoso, ma mi aspetto che sotto ci sia una faccia molto meno inquietante. Ora però, insomma, si aprono altre domande. Se questa è una stanza dei giochi, dietro c'è un'altra stanza dove si confezionano gli abiti e si costruiscono anche con i mattoncini le varie case, i vari castelli per farci vivere dentro le persone. Ogni tanto ci mettono dentro questi animali della stazza dei giganti. Dove sono? Noi vediamo che la divinità solare cammina in un corridoio, quindi è probabile che si trovino all'interno di un castello, chiaramente molto più grande, dove ogni stanza potenzialmente può essere un mondo a parte. Chi lo sa? Ma magari non c'è niente nelle altre stanze, magari ci sono altri giochi. Se fosse tutta molto così divertente, giocosa, potrebbe essere interessante. Poi bisognerà vedere, magari non c'è niente, magari si spostano da un'altra parte, non visitano le altre stanze. Tra l'altro sarebbe proprio difficile perché sono di una misura piccolissima rispetto a tutto quello che immagino sia il castello di questi giganti. E quindi, più che altro, non credo ci sia soltanto la divinità solare, ma che ci siano tanti giganti all'interno di questo castello.
E questa è una roba che dovremo approfondire quando Oda naturalmente ce lo vorrà raccontare. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è quando Luffy diventa Gear Fifth e il suo outfit cambia leggermente. Mantiene quella mantella che ha addosso, bella pellicciosa, e anche il casco con le corna. Quindi quella roba là si trasforma insieme agli altri vestiti e diventano tutti bianchi, belli, morbidi, fluffosi, come succede quando diventa solitamente Gear Fifth. Però mantiene delle caratteristiche vichinghe. Perciò, bello, bello, ripeto, mi è piaciuto, mi sono divertito. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo capitolo lasciandomi un commentino qua sotto.